Visto che ci avviciniamo al periodo di Ferragosto, parliamo oggi di sicurezza e spiaggia. Salve, sì, è molto importante conoscere come poter prevenire e soprattutto curare tutte le varie problematiche che possono nascere in spiaggia. È molto importante questo tema della sicurezza, perché ora già siamo in un periodo abbastanza caldo, siamo già a ridosso del Ferragosto e le spiagge cominciano già a sovraffollarsi. Allora è molto importante che noi come assistente bagnante abbiamo l'occhio vigile soprattutto in acqua, ma anche da parte del bagnante deve essere anche corretto e disciplinato nel guardare le bandiere ed avere rispetto non solo della nostra presenza ma anche degli altri bagnanti. Cosa è vietato fare? In spiaggia, come ben già si sa da tanto tempo, l'ordinanza della Guardia Costiera è vietato prima di tutto giocare a pallone, tamburelli, bocce, a racchettoni, tutto quello che giustamente è piacevole in estate, ma è vietato anche e soprattutto per garantire la sicurezza e per evitare poi dei traumi. Anche quest'anno c'è il problema meduse, possiamo dare qualche consiglio? Sì, come ogni anno, non solo meduse ma anche la famosa tracina, che è un pesciolino che vive nei fondali nostri sabbiosi. Si deve intervenire assolutamente con dell'ammoniaca, che è quella che consiglio a tutti di portare nella borsetta di spiaggia, non solo la tovaglia ma anche soprattutto l'astuccio dell'ammoniaca, che è importantissimo per contrastare la parte ustionante delle meduse, la tracina, nonché anche le api possibilmente. Tornando a parlare di sicurezza, quando le sconsiglia di entrare in acqua? Allora, come ben si sa, bisogna conoscere bene prima di tutto le bandiere, i vari colori delle bandiere. Noi abbiamo tre bandiere: la bianca, che indica mare sicuro, bagnazione proprio consigliata al massimo. Poi abbiamo quella gialla, che prevede forte vento, e già lì cominciamo un pochettino a dare qualche colpetto di fischietto. E poi quella rossa, noi sconsigliamo in modo assoluto di entrare in acqua, soltanto sconsigliamo ma non vietiamo alle persone di fare il bagno. Quello che noi soltanto diciamo è di fare molta attenzione e prevenire è meglio che curare soprattutto. Visto che siamo nel periodo delle mega buffate, quando è sconsigliato entrare in acqua e farsi il bagno? Ah, questa è una bella domanda, perfetto. Noi stiamo attraversando questi 15 giorni di abbuffate a mezzogiorno, e quello che io consiglio è proprio quello di rispettare i tempi di digestione, non prima delle 3 ore, soprattutto sapendo che in questo periodo si va molto con la pasta al forno, le cotolette, e già parliamo di piatti abbastanza corposi. Pertanto consiglio a tutti di non farsi il bagno già da subito e rispettare quantomeno le 3 ore per digerire soprattutto.